Buonasera a tutti. Aspettiamo che il ministro completi la sua telefonata. Siamo qui a informarvi del fatto che invieremo a Bruxelles e al Parlamento la nota aggiuntiva. Non abbiamo deliberato alcunché di nuovo, perché come sapete la deliberazione è avvenuta al Consiglio dei Ministri, ma ci siamo ritrovati dopo la deliberazione per mettere a punto tutti i dettagli della nota aggiuntiva. Qualche anticipazione c'è stata, ma a scanso di equivoci vi anticipiamo e vi confermiamo ufficialmente che il rapporto deficit-PIL per l'anno prossimo sarà attestato nella nostra manovra al 2,4, ma poi calerà negli anni successivi al 2,1 nel 2020, 2021 andrà all'1,8 e nello stesso tempo il rapporto debito-PIL anche prospetterà dei numeri più virtuosi. Adesso siamo intorno al 130,9, ma scenderemo progressivamente sotto il 130 nel 2019 sino ad arrivare al 126,5 nel 2021. Questo per dire che stiamo rispettando l'impegno che abbiamo preannunciato. Io avevo, insieme anche ai vicepresidenti, al ministro Tria, avevamo annunciato che sarebbe stata una manovra seria, responsabile e anche coraggiosa. Mostriamo coraggio soprattutto per il 2019, perché riteniamo che il nostro Paese abbia bisogno di una manovra che solleciti una forte crescita che è attestata e diciamo così, poggia il fondamento su un piano di investimenti molto significativo, investimenti pubblici. Stiamo lavorando al riammodernamento delle infrastrutture. Il dialogo con i concessionari sarà serrato per invogliarli e costringerli, se ci permettete l'espressione, a un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria molto più serio di quanto è stato fatto negli anni passati. Investiremo su riforme che abbiamo definito strutturali. Il nostro Paese, l'abbiamo ripetuto più volte e non ci stanchiamo di ripeterlo, ha bisogno di riforme di infrastrutture non solo materiali ma anche immateriali. Quindi questo significa lavorare alla digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, alla deburocratizzazione delle pratiche, revisione del codice degli appalti, revisione del processo civile e del codice civile. Tutto ciò che consentirà alla nostra economia, agli operatori economici e ovviamente anche ai cittadini di poter avere un rapporto molto più amichevole con la pubblica amministrazione e consentirà agli operatori economici di poter realizzare le loro iniziative e quindi anche gli investimenti in modo più spedito. Per non dare segnali sbagliati, sapete che un passaggio imprescindibile di tutte queste riforme è stata l'approvazione dell'anticorruzione. Lo spazza corrotti ci consentirà di dare un forte messaggio: non vogliamo che questa deburocratizzazione possa avvantaggiare disonesti e corrotti. Lascio la parola, se mi permettete, alla relazione competenza, al ministro Tria, e poi però chiederei anche a voi un intervento. Grazie, buongiorno. Io darò soltanto, commenterò queste poche cifre. Avevamo promesso, come ha detto il Presidente, di aumentare il tasso di crescita, volevamo eliminare quello che voi sapete è il gap di crescita con l'Europa, che è sempre stata dell'1% all'anno da oltre 10 anni, qualunque livello di situazione di ciclo in cui noi ci trovavamo. E avevamo detto che avremmo ridotto il rapporto debito-PIL. Con questa manovra noi arriveremo a dimezzare il gap tra il tasso di crescita italiano e il tasso di crescita europeo nel primo anno della manovra, nel 2019. Per quanto riguarda il debito, il rapporto debito-PIL, è stato già detto la misura della diminuzione nel triennio, oltre 4 punti percentuali,
negli ultimi 3 anni la diminuzione cumulata del rapporto debito-PIL è stata di 0,6 punti percentuali. Questa è in sintesi quello che abbiamo fatto. Voglio solo far notare che nel profilo di deficit previsto 2,4, 2,1, 1,8 nel terzo anno, nel primo anno nel deficit sono 0,2 punti percentuali di investimenti addizionali. Nel secondo anno ci sono sul 2,1 0,3 punti sono di investimenti addizionali, nel terzo anno 1,8 pesano in questo deficit per lo 0,4 investimenti addizionali. Questo descrive la qualità della manovra e il fatto che noi puntiamo a avere lo strumento degli investimenti pubblici come strumento principale per lavorare sulla crescita. È sempre stato detto che la crescita non si ha per decreto, ma lo strumento che noi abbiamo è quello. Il Presidente ha descritto come si renderà possibile rendere l'allocazione in bilancio di queste cifre in investimenti effettivi. Voglio solo ricordare che la spinta di questi investimenti non sarà solo sulla domanda interna, ma sarà soprattutto, l'effetto sarà quello di trainare gli investimenti privati aumentando il rendimento degli investimenti privati, cioè del capitale privato, perché è noto che in Italia, ma in tutta Europa e forse negli Stati Uniti, vi è una carenza di investimenti infrastrutturali come denunciato da tutte le istituzioni internazionali a partire dal Fondo Monetario Internazionale. Ecco, io mi fermo qui, grazie. Allora, siccome tutti questi risultati li conseguiremo non rinunciando a quello che abbiamo scritto nel contratto di governo, perché riteniamo che quelle clausole che abbiamo inserito non fossero soltanto promesse elettorali, mi sembra giusto adesso che i vicepresidenti, inizierei da Matteo Salvini, ci illustrassero quali sono le riforme che scritte nel contratto di programma sono state poi inserite anche in questa manovra. Buonasera a tutti, ma ci tengo a sottolinearne 3 di impegni presi col popolo italiano che cominciamo a mettere in pratica. Uno, il superamento della legge Fornero, che vedrà la possibilità, ripeto la possibilità, evidentemente non l'obbligo, la possibilità di andare in pensione con alcuni anni di anticipo rispetto alla vigliacca riforma Fornero per alcune centinaia di migliaia di persone già dall'anno prossimo, senza alcun tipo di penalizzazione, come previsto in passato. Secondo, la flat tax, un'aliquota fiscale fissa al 15% per le partite IVA e i piccoli, dimenticati dalla sinistra, accompagnata a un pesante sconto fiscale per gli imprenditori che reinvestiranno gli utili in assunzioni, ricerca, innovazione e macchinari. Quindi una pesante e abbondante manovra a sostegno delle imprese, degli autonomi e delle partite IVA, e poi per quello di competenza del mio Ministero un piano di assunzioni straordinarie senza precedenza negli ultimi anni per circa 10.000 donne e uomini delle forze dell'ordine per portare più sicurezza nelle strade del Paese. Quindi diciamo che sono 3 grandi obiettivi, fra gli altri, che ci tengo a sottolineare essere presenti in questa bella e coraggiosa manovra. Luigi Di Maio, io prego. Qualcosa per quanto riguarda la parte del contratto di governo che abbiamo molto a cuore: la pensione di cittadinanza, il reddito di cittadinanza, la riforma dei centri per l'impiego e il fondo per i truffati delle banche. Sono le 4 misure
che verranno finanziate sia per il 2019, 20 e 21, come tutte le altre misure che ha detto il vicepresidente Salvini, e quindi noi abbassiamo gli obiettivi di deficit nel 2020 e nel 2021 tenendo il 2,4 quest'anno, ma senza, come diceva il presidente Conte, sacrificare le misure fondamentali che restano finanziate e che sono il cuore di una legge di bilancio che per la prima volta, invece di far pagare al popolo, ripaga il popolo italiano di tante ruberie e di tanti sprechi. È chiaro ed evidente che il 2019 sarà l'anno in cui tante persone potranno andare in pensione per la legge Fornero e tante altre ne troveranno lavoro grazie al programma di reinserimento del reddito di cittadinanza e il programma di assunzioni che nascerà anche grazie al piano di investimenti di cui parlavano il ministro Tria e il presidente Conte, che è un piano di investimenti importantissimo e che aiuterà soprattutto le imprese. Rifinanziamo l'iperammortamento, il superammortamento impresa 4.0, che sono misure che aiuteranno ulteriormente le imprese, ma la cosa importante, lo dico al ministro dello sviluppo economico, è che ci sarà un abbassamento dell'IRES per le aziende che investono e che assumono, e più è stabile il contratto più si abbasserà l'IRES, e quindi manteniamo anche la promessa che avevamo fatto sul decreto dignità di aiutare le imprese ad assumere e a stabilizzare i giovani e i meno giovani. Ci sono tante altre misure, saranno importanti anche i tagli agli sprechi che porteremo avanti nei prossimi mesi e soprattutto nel 2019 per tagliare tutto ciò che non serve nel bilancio dello Stato. E a questo si aggiungono sicuramente una serie di cose che scoprirete che rappresentano tagli significativi e che rappresentano le battaglie del Movimento 5 Stelle e del contratto di governo. Se mi posso permettere un commento finale, così riassuntivo, il Paese riparte, rilanciamo la crescita economica, assicuriamo lo sviluppo sociale, prospettiamo una pubblica amministrazione amica, in particolar modo un fisco amico, adottiamo misure nel segno dell'equità e dello sviluppo sociale, non assolutamente andiamo a tagliare, anzi invertiamo il trend di questi ultimi anni per quanto riguarda la sanità, prestiamo attenzione all'istruzione, alla ricerca, all'innovazione tecnologica. Creiamo tutte le premesse per poter essere orgogliosi di essere italiani. E in ultimo abbiamo con queste manovre previsto anche, con queste riforme, previsto che anche il tasso di disoccupazione, che adesso si attesta intorno, avete visto gli ultimi dati, è sceso sotto il 10%, tenderà ancora a scendere nelle nostre previsioni, attestandosi ragionevolmente nel triennio intorno all'8 se non al 7%. Vi ringraziamo. Grazie.